Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video. Mi metto un po' indietro così magari mi vedete meglio. Questo è un nuovo video spesa fatta da Eurospin. Chi mi conosce sa che vado matta per Eurospin e quindi ho anche acquistato una cosa che mi avete consigliato. Sono qui per farvi vedere tutta la mia spesuccia. E allora, partiamo con la carta igienica, la morbida è praticamente una confezione da 6 rotoli, molto morbida, ma non è la solita confezione che io acquisto, perché io acquisto la lunghissima, non mi ricordo adesso come si chiami, però è quella confezione da 4 rotoli formati da 2 veli belli spessi e compatti. Questa è più morbida e c'ha 3 veli, però era in offerta e l'ho voluta prendere. Mi piace tanto la confezione perché comunque c'ha anche il manico per un totale di 2,49 euro. Poi, ecco qui quello che voi mi avete consigliato, il prodottino che mi avete suggerito di acquistare, che io già conoscevo, me l'avete ricordato perché non ci pensavo poi così tanto. Sto parlando della tinta dei capelli. Tutte le volte che io penso di farmi la tinta ai capelli perché me la faccio da me in casa, penso sempre ad acquistarla o da Ipersop, che adesso si chiama più me, oppure da Acquesapone, oppure da Ticotan, ma da Ticotan molto meno, lo penso molto meno come store perché secondo me ha i prezzi un po' più altini rispetto agli altri due negozi che vi ho appena citato. Quindi la tinta dell'Eurospin è questa, senza offerta viene 3,49 euro, quindi è un ottimo prezzo. Anche voi tramite i commentini mi avete detto che con questa tinta vi trovate bene. Io le volte precedenti che l'ho acquistata l'ho sempre presa di una tonalità più scura rispetto a quella che ho preso adesso. Quella di adesso è 9.0 biondo chiarissimo, quindi penso io prendessi biondo chiaro. Le volte scorse mi sono trovata veramente bene sia ero contenta sia del risultato, quindi del colore, della durata del colore e anche diciamo della delicatezza che c'ha questo prodotto sulla mia cute. Questa volta però ho voluto prendere il biondo chiarissimo perché se ultimamente tendevo a fare, perché io la tinta la faccio solo sulla cute, tendevo a fare la cute un po' più scura rispetto a quelli sotto, adesso sto aumentando di tonalità su. È sempre comunque il colore meno chiaro rispetto appunto le punte, però più chiaro rispetto a come alla tonalità che usavo prima. Quindi 3,49 euro per chi non l'avesse ancora acquistata, io ve la suggerisco perché secondo me è un prodotto veramente valido. Ovviamente, come non prendere le capsule compatibili con la Dolce Gusto Nescafè, eccole qua. Prendo e mi limito solamente a prendere le capsule espresso perché ultimamente non le mettono con l'offerta e quindi senza offerta io compro solo l'espresso, mentre quando questi prodotti sono in offerta allora io mi sbizzarrisco e aggiungo anche il caffè al ginseng, il decaffeinato no perché non lo prendo, però probabilmente lo prenderò in offerta perché proprio è tanto che non l'acquisto, e poi con le offerte prendo anche spesso il caffè macchiato, ma senza offerta non ce n'è per nessuno, prendo solamente espresso. Mi trovo bene con queste capsule e va bene così. Poi lo uso pochissimo in casa e sto parlando dello zucchero perché il caffè io in casa lo prendo amaro. Solo fuori casa, quando prendo il caffè al bar, allora aggiungo una bustina di zucchero di canna. Caffè pochissimo, il caffè dell'Eurospin costa pochissimo, solo 75 centesimi. Poi, ho preso, che sono costate veramente poco, 1,99 euro le noci in guscio, sono 400 grammi, le noci mi sanno di Natale, ovviamente non siamo a Natale, però le ho volute prendere perché comunque è una frutta secca che a me piace, che mangio volentieri e quindi le ho voluti prendere. Se non sbaglio erano anche in offerta, mi sembra di sì. Nello stesso reparto delle noci ho preso e spesso li riprendo, se avete visto anche i miei
video precedenti spesa lo avrete notato, prendo spesso e volentieri i pistacchi. Questi sono tostati e salati, costano 3,99 euro rispetto alle noci. I pistacchi costano sempre di più, ma questa è una cosa che vale da tutte le parti. E sono 350 grammi, infatti 50 grammi in meno rispetto alle noci è il doppio di prezzo. All'inizio, cioè appena aperto il nuovo Eurospin, qui vicino a casa mia, io ho acquistato ben tre tipi differenti di biscotti a 1,09 euro, perché era proprio un'offerta esclusiva della nuova apertura. Quindi adesso il primo periodo, diciamo, della nuova apertura è finita, l'offerta c'è lo stesso, ma non è vantaggiosa come quella della nuova apertura. Parlo dei biscotti tipo macine, tipo quelli del Mulino Bianco. Questi sono i frollini con panna, 700 grammi, li ho pagati in offerta 1,39 euro, che sono sempre appunto sempre una promozione importante, quindi molto vantaggiosa, ma mai quanto quella appunto della nuova apertura, perché io le avevo acquistate allora a 1,09 euro. Però vabbè, ci sta, per carità, è normale. Poi ho fatto un po' di scorta di una bibita che tra di voi sono certa che c'è chi non sarà contento di questo acquisto e c'è chi invece lo sarà, ma io ogni tanto vi confido che mi bevo l'energy drink. Ogni tanto vuol dire una volta alla settimana barra due, ma non è un'abitudine, ha un gusto che mi piace e la bevo ogni tanto con il ghiaccio, quindi comunque la diluisco, una fettina di arancia, la cannuccia, bella fredda e di solito quando sono in compagnia. E questo è l'energy drink, c'è anche quella senza zucchero, io ho preso questa, queste costano pochissimo, non hanno il prezzo elevato come una Red Bull, 59 centesimi da Eurospin. Bene o male il gusto è uguale, forse rispetto alla Red Bull questa qui ha un sapore un po' meno delicato, ecco, mentre la Red Bull ha un sapore più forte. Poi, quindi appunto vi dicevo che ho fatto scorta, poi ho preso due confezioncine di panna a 69 centesimi, questa è la panna normale da cucina, quella che si trova non è la panna fresca, quindi non la trovate nel banco frigo, ma la trovate nel reparto praticamente del latte, latte, uova, quel reparto lì insomma, 69 centesimi l'una. Poi, allora, togliamo le altre due lattine di Energy Drink, quella scorta per modo di dire perché sono tre in totale. Poi ho voluto prendere il balsamo per i capelli. Ce n'erano due tipi. Questo, no, anzi, no, scusate, ce n'erano tre tipi. Quello più economico, che è quello al cocco, che io già ho acquistato precedentemente, con il quale mi sono trovata bene, ma lo trovo poco districante. E quindi, secondo me, questo è un po' più strong. 1,19 euro 250 ml, mentre quello al cocco è 1,39 euro. Ed è forse 400 ml, insomma, la quantità è maggiore rispetto a questo. E ho preso la formula con le tre argille per i capelli normali, perché l'altra categoria era per i capelli secchi. Io secchi non ce li ho e quindi ho preso questo qua, appunto. Quello infatti era l'olio di argan, proprio adatto per i capelli secchi. Questo ha le tre argille, capelli normali, non vedo l'ora di provarlo e andiamo bene, perché spero di andare bene, perché io vi promuovo e vi strapromuovo tutte le volte che lo compro lo shampoo dell'Eurospin. Se andate a vedere i miei video precedenti della spesa, sapete di quale shampoo sto parlando e tra l'altro ho trovato un ottimo riscontro da parte vostra, perché anche voi mi avete confermato che con quello shampoo a due soldi veramente ottenete degli ottimi risultati sui vostri capelli e questo mi fa piacere. Quindi andiamo avanti col farvi vedere che questo sacchetto è finito e poi vi volevo far vedere che per la seconda volta consecutiva ho acquistato questo fardello di acqua naturale,
Questa è l'acqua che va a 19 centesimi a bottiglia, un fardello classico da 6 bottiglie da 2 litri. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, non mi resta che chiedervi se volete farmi un regalo gratis, potete lasciarmi un bel like che da me è molto apprezzato e non mi resta che dirvi grazie per tutto quello che fate per me. Ciao a tutti, alla prossima, grazie!